Saluta! Saluta tutte! Ciao ragazze! Ok, cominciamo in automatico con questo inizio di ripresa. Qui c'è il grande Tommy, siamo buongiorno in un 1080p in super fine, quindi a 30 fps. E vediamo di dove cappero siamo arrivati. Qual è, Tommy? Siamo all'ultimo piano, in fondo a sinistra. In fondo a destra, allora. In fondo a destra. Ok. Sto camminando senza passo del ninja, sto camminando normalmente. Adesso passo del ninja. Abbiamo subito degli amici a quattro zampe che ci vengono a salutare. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, siete bellissimi. Ok, azzardiamo un tilt iniziale della palazzina. Questo tilt invece della palazzina lo facciamo in 4K e a 60 fps, così possiamo ridurne la velocità e possiamo croppare l'immagine senza perdere di qualità. Seguiamo il mitico Tommaso che sta facendo le foto. Foto dell'ingresso. E now suoniamo il campanello. Suoniamo il campanello. Tommaso si è sbagliato di brutto, E l'appartamento giusto è di qua. Vabbè, però non ce ne frega niente. L'importante è che si possa fare un tilt. Aperto e non si apre il cancello. Fantastico. Ok, automatico, entriamo in piena zona d'ombra. Beh, mi sembra che si stia comportando bene. Ok, allora facciamo il 1080p, 1080p a 60 fps e cominciamo a farle le riprese. Adesso chiediamo la cortesia ai nostri ospiti di sparire dalla circolazione, se no dovranno per forza di cose sorridere. Ok, classica prima ripresa, qui siamo però col gimbal libero, classica prima ripresa. Entriamo nell'appartamento. 3 2 1. Improvvisiamo un bel pan da questa parte. Signori, se non volete venire nel video bisogna che scompariate per qualche minuto dalla circolazione. Ok, lo tengo in posizione torcia e via che vado. Solo che qui siamo in automatico, non va bene, vedi come cambia? Aspetta che lo metti in pro così posso bloccarlo. Ok, adesso siamo in pro e siamo a 400 ISO, un 120esimo di secondo, perché stiamo girando a 60 fps. Uno slide, questo è uno slide. Slide a 60 fps. Essendo piccolissimo si può infilare un po' dappertutto. Cioè qui col gimbal non riesco a fare queste cose perché vado praticamente giù a toccare il piano della cucina. Il problema più che altro è la massa, cioè c'è poco peso, tenerla ferma non è facile. Questo invece è l'effetto che fa il tracciamento, cioè abbiamo bloccato il barattolo bianco e stiamo muovendoci facendo un tilt. Il gimbal segue il barattolo. Qui siamo a 800 ISO, Un tilt del bagno, qui c'è del gran flickering e questo non lo aggiustiamo, non c'è niente da fare. Questo è in una camera, mi appoggio sempre e torno indietro. E poi, già che ci sono, adesso qui faccio una roba che non dovrei fare, tanto per farvi vedere,
che posso fare un bel tilt per scoprire il letto. Continuo a registrare in barba tutte le regole, perché vi faccio vedere con questa macchinetta cosa si riesce a fare. Zaccate, zaccate. Altra camera da letto, e qui abbiamo un bagno. Lo sveliamo con un bel tilt. Opla, tilt. Ho tolto il pro un attimo per fare questa ripresa di questa strana, stranissima finestra che dà sull'esterno. È la finestra del bagno, eh? Uscendo dall'automatico sembra che abbia tenuto i settaggi precedenti, e questa è cosa buona e giusta. E questo che vedi qui è un boom, cioè un palo che usiamo normalmente per metterci i microfoni. Adesso con un accrocchio ci attacco la telecamera e faccio qualche prova particolare. Con una fascetta e un elastico abbiamo attaccato la pocket al boom, e adesso usciamo sul terrazzo a fare qualche prova. Ora provate a immaginarvi di essere in un ambiente con un bel lampadario di Murano. Lo usiamo come canna da pesca per fare questo pan fuori bordo. Oh, benissimo, caffettino a metà riprese serve sempre. Zucchero, ma sì, dai, ce ne mettiamo un pezzo. Sì, fa parte del video, certo, certo. Dopo deve fare... Grazie. Ok, proviamo con sotto il boom che fa da contrappeso. Allora, visto che sta casa ha una mansarda che è al piano di sopra, quindi si raggiunge tramite il vano scala, facciamo anche una scala, così vediamo come funziona, eh? Prima però la devo bloccare, perché adesso vedi mi segue ovunque io vada. Ok, adesso è bloccato e io posso andare su per la scala. Giro e mi faccio l'altro pezzo di scala. Pan della taverna, non nella parte bassa, e mi sto alzando. Ok, poi ci sarebbe da fare un bel passaggio sulla cucina, che però è totalmente irregolare, quindi attenzione a quello che riprendete, e andiamo al bagno, che sicuramente sarà altrettanto da verificare, eh? Bilanciamento del bianco è sempre quello esterno, non lo cambiamo, perché poi in post i ragazzi di Uomini ci penseranno. Qui che è il divano, vado a mettere in risalto il vasista in legno. Sono belle, però sono impegnative, eh? Allora, devo dire che ci si mette un attimo, eh? Ci si mette davvero un secondo con questa macchinetta. Una volta che hai imparato un po' i menu, che sono a sfioramento qui sul piccolo display,
chiaro che si fa quasi tutto al buio, cioè nel senso che non si vede il display e quindi, o meglio, si vede poco, io ci vedo praticamente un piffero. Ma come vi insegno poi alla fin fine, una volta trovata la posizione, non guardate il display, ma guardate di andare a fare il movimento fatto bene, e quindi per me non è un grosso problema. Che dire, sono curioso di vedere i file. Adesso mi fiondo a Cesena, mi fiondo in ufficio e vado a vedere i file come sono venuti. Ok, a frappè.